Avete sentito l'ultima su Mirko Brunetti? Da ex concorrente di Temptation Island, potrebbe fare uno slancio nella sua carriera televisiva. Ma non è ancora sicuro dove lo porterà il destino. Un tempo volto noto tra le tentazioni di Temptation Island, Mirko Brunetti potrebbe presto consegnare sorprese e lacrime, diventando magari il nuovo postino del programma C'è posta per te. O almeno è questa la voce che gira con insistenza negli ultimi giorni. Tuttavia, prendiamo con le pinze queste indiscrezioni, non tutto quello che si dice nel mondo del gossip è oro colato. Non va dimenticato che Mirko ha appena messo fine a una storia d'amore che ha tenuto banco sulle pagine di Cronaca Rosa e sui social. Lui e Perla Vatiero sono andati avanti tra alti e bassi, mostrando il loro amore ai riflettori, ma adesso è ufficiale, è finita. Ed o la storia sia stata un vero e proprio roller coaster emotivo, per ora sembra non ci sia più nulla da fare. Se da Temptation Island a C'è posta per te il passo è breve, il gossip impazza e molti sono quelli che si chiedono se Mirko farà davvero il suo ingresso nello studio di C'è posta per te, il programma simbolo dei sentimenti e delle riunioni familiari. Se dovesse essere vero, si tratterebbe di un salto di qualità per Mirko, che seguirebbe le orme di altri ex protagonisti di Uomini e Donne. Ma attenzione, siamo ancora nella fase dei rumors, quindi non gettiamoci a capofitto nell'assumere che tutto questo sia puro oro televisivo. I social sono un terreno fertile per news di questo tipo, ma ancor prima che l'euforia prenda il sopravvento, è doveroso ricordare che ci vogliono conferme ufficiali. Rumors e realtà, la difficile discriminazione nel mondo dello spettacolo. Deianira Marzano, la nota esperta di gossip, ha rincarato la dose con un'altra segnalazione: Mirko sarebbe stato avvistato in occasione di un evento a Rieti. Qui il brusio sul suo futuro in C'è posta per te sarebbe diventato più persistente. Ma è la realtà o si tratta solo di chiacchiere da rimpatriata? Intanto, si mormora che Mirko abbia fatto i provini per Uomini e Donne, ma a quanto pare Maria De Filippi non sarebbe stata particolarmente colpita dalle sue performance, tanto da prediligere un altro ex partecipante di reality. Anche in questo frangente, è meglio prendere le distanze dalle speculazioni e attendere notizie più solide. La curiosità intorno a Mirko Brunetti è alta, e la possibilità che diventi il postino di C'è posta per te stuzzica non poco l'immaginario collettivo. Se dall'una parte questi scenari alimentano la fame di novità e di retroscena, dall'altra è importante rimanere coi piedi per terra fino a quando non ci saranno conferme. E voi, siete curiosi di vedere come evolverà la carriera di Mirko? Preferireste trovarlo dietro una busta del celebre programma oppure sperate in un suo ritorno in format diversi? La fama è come un fiume, che porta legni leggeri e gonfiati e affonda cose di peso e solido, scriveva Francesco Bacone, e questa citazione si adatta perfettamente alla vicenda di Mirko Brunetti. Nell'epoca dei social media e della televisione, la fama può trasformarsi rapidamente, portando alla ribalta persone per motivi talvolta effimeri. La possibile transizione di Mirko da concorrente di reality show a postino di C'è posta per te è un esempio di come il pubblico e i media possano elevare un individuo a nuove opportunità, indipendentemente dalla sostanza o dal merito. Questa situazione solleva interrogativi sulla natura della celebrità nell'era moderna, dove i confini tra il personale, il professionale e l'intrattenimento si sfumano sempre di più. Se da un lato può sembrare un'opportunità di rilancio per Mirko, dall'altro pone riflessioni sulle dinamiche della fama e su come questa possa influenzare le scelte professionali e personali di un individuo. La televisione, con i suoi meccanismi, continua a giocare un ruolo chiave nella costruzione delle carriere, ma è il pubblico a detenere il vero potere, decidendo chi merita di rimanere sotto i riflettori.